Dunque quello era il covo dei briganti. Se quei tipacci li avessero visti, sarebbe stata la loro fine. L'ingegno. Nascosti tra i cespugli studiarono un piano diabolico che avrebbe spaventato quei briganti, così da obbligarli a scappare dal loro covo e lasciare tutto quel ben di Dio da mangiare a loro completa disposizione. Stabilirono di arrampicarsi uno sull'altro come un grosso animale e di urlare tutti insieme per spaventare i briganti. Nel buio e nella tranquillità della notte, interrotti solo dalla luce che irradiava dall'interno della casa e dal vociare sguaiato dei briganti, si avvicinarono alla foresta. Perfetto, l'asino appoggiò le zampe sul davanzale, il cane balzò sul dorso dell'asino, il gatto si arrampicò fin sulla testa del cane e il gallo si appollaiò sulle spalle del gatto. In quella strana posizione diedero inizio al loro primo concerto. Cominciarono a ragliare, abbaiare, miagolare, schiamazzare. Per fare più confusione, l'asino con una zampa ruppe i vetri della finestra. Un inferno! I briganti terrorizzati si precipitarono fuori della casa e fuggirono pieni di paura nel bosco. Concerto, i quattro animali entrarono nella casa dei briganti, si sedettero tranquillamente a tavola e mangiarono a sazietà. Quando ebbero finito di mangiare, spensero la luce e si cercarono un posticino per dormire. L'asino si sdraiò sul letamaio, il cane dietro alla porta, il gatto sul camino accanto alla cenere ancora calda ed il gallo si appollaiò sulla trave del soffitto. Stanchi, ma con la pancia piena, si addormentarono.
che dalla loro casa non proveniva più nessuna luce. Decisero così di andare a dare un'occhiata. Non avremmo dovuto farci spaventare da quei rumori. Siamo o non siamo dei cattivi briganti? Sì, capo. Giusto, capo. Hai ragione, capo. Risposero gli altri briganti. Non ci vedo chiaro in questa storia. Forse il vento ha fatto rompere i vetri dalla finestra ed è successo tutto quel baccano. Disse ancora il capo. Sì, capo. Giusto, capo. Hai ragione, capo. Risposero ancora gli altri briganti. Bene. Allora bisognerà ritornare alla casa. Chi se la sente? Allora? Sono io. Bravo. Disse il più coraggioso di loro. Si avvicinò alla porta. La spinse lentamente e, vedendo che si apriva, entrò in cucina. All'interno della casa era tutto buio ed il brigante doveva stare attento a dove metteva i piedi. Sarà meglio che accenda il fuoco per fare un po' di luce, pensò. In quel momento il gatto si svegliò. Vedendo gli occhi dell'animale che brillavano nel buio, il brigante li scambiò per carboni accesi e avvicinò un fiammifero. Indispettito, il gatto saltò al viso dell'uomo, graffiandolo con furia. Il brigante corse urlando verso la porta per scappare, ma pestò la coda del cane. Questi gli saltò addosso mordendolo ad una gamba. Il brigante urlò ancora più forte ed uscì nel cortile, dove fu colpito da un paio di calci dell'asino, mentre il gallo accompagnava le sue urla con squillanti chi, chi, chi. Il brigante allora corse via come un matto per raggiungere i suoi compagni nel bosco. Chiesero gli altri briganti vedendolo arrivare impaurito ed affannato. Ragazzi, altro che vento! Rispose il brigante balbettando dalla paura. Nella nostra casa ci sono le streghe. Una mi ha graffiato e soffiato in faccia. Un'altra era nascosta dietro la porta e con un coltello appuntito mi ha ferito alla gamba. Nel cortile c'era un mostro nero che mi ha bastonato con un pezzo di legno e sul dito. Sì, proprio sul tetto. Una strega rideva, scherzava e gridava a squarciagola: portatelo qui, lo voglio qui, sì, proprio qui, qui, qui. Nel sentire un simile racconto, il capo dei briganti disse: è meglio non tornare più in quel luogo maledetto. Andremo in un altro dei nostri rifugi. Così i briganti si allontanarono dalla casa del bosco e non si fecero mai più vedere. Ed i nostri amici? Che cosa stavano facendo? Dopo una bella dormita, si misero a parlare.
casa, si stava così bene. Sentite, disse il cane borbottando. Ho visto che in cantina gli stanno provviste a non finire. Io mi fermerei qui volentieri per qualche tempo, così potrei anche esercitarmi sui timpani con quelle botti di vino. Aggiunse l'asino. Qui fuori ci sono prati erbosi, alberi e frutti. Mi piacerebbe rimanere per un po'. Anche il gallo, contento del nuovo cortile, decise di allenare la sua potente voce proprio lì, nella nuova casetta, prima di presentarsi al maestro della banda di Brema. Ed il gatto? Dove era finito il gatto? Sdraiato accanto al caminetto ancora caldo. Sdraiato accanto al caminetto ancora caldo, il gatto dormiva beatamente. Svegliato dalle urla del gallo che lo chiamava a squarciagola. Anche lui decise di rimanere con i suoi amici nella casetta. I quattro animali rimasero insieme nella casa dei briganti per molto tempo. Erano così contenti che ogni momento era buono per organizzare feste. Si mangiava, si cantava, si ballava, ma soprattutto si suonava. In quella casa alcuni mercanti di ritorno da Brema che passarono da quelle parti in cambio di un buon pasto e di un posto per dormire portarono ai quattro animali diversi strumenti musicali. Così, con un po' di impegno e di pazienza, oltre al trombone, al clarinetto e ai timpani, impararono a suonare anche la tromba, il flauto, il sassofono ed il corno. Erano diventati proprio bravi, ma ancora non si decidevano ad andare a Brema. Volete sapere una cosa?
La volete sapere? Sì. Ok. Qualche tempo fa, degli amici di ritorno da un viaggio in un paese poco distante da Brema mi hanno raccontato che gli abitanti del posto sostengono che in alcune notti d'estate si sentono suoni e canti provenire dai boschi vicini. Anche le strade portano il nome dei musicanti di Brema. Ed esiste la Valle dei Briganti ed il Bosco delle Note Incantate. Beh, se vi capita di passare da quelle parti, vi consiglio di provare a cercare la casa dei quattro musicanti e, se riuscite a trovarla, vi chiedo anche la cortesia di venirmi a cercare per dirmi se questi quattro simpaticoni ancora sono lì, che cantano, suonano e ballano, oppure si sono decisi ad andare a Brema.